Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe. Ready for the. Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi mi trovo a Tartano. Sono venuto a vedere il ponte sospeso, molto nominato, molto famoso, sulla valle di Tartano. No, vi garantisco che è spettacolare, questo ve lo dico subito. Sono in compagnia, adesso vi farò vedere, di Livio e le nostre mogli. Oggi ci hanno accompagnato anche loro, eccoci qua. Qua c'è Livio, ciao. Qua ci sono le nostre mogli che ci accompagnano oggi in questa nuova avventura. Beh ragazzi, dai, come sempre in primis vi chiedo un bel like, di iscrivervi al canale se vi fa piacere e di attivare la campanella per le prossime notifiche, in modo che sarete sempre avvisati sui miei prossimi video. Qua oscilla un po' il ponte, come vedete. Comunque dai, noi proseguiamo la nostra gita e ci vediamo a tra poco. Ciao! Everything's gonna be alright. It's gonna be all be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, 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 like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. Keep on doing what we do, cause everything will be. Bene dai, stiamo percorrendo il ponte, ma l'idea di oggi non è quella solo di fare il ponte, ma chiaramente anche di fare un sentiero di montagna. Abbiamo intenzione di fare il sentiero dei ponti, ma abbiamo già saputo che un ponte è chiuso, quindi faremo un pezzettino e poi probabilmente torneremo indietro. Lo ripeteremo magari qualche altra volta in cui tutto il sentiero è aperto. Questa è l'idea, il percorso di oggi. Vediamo un po' come prosegue la giornata e vi aggiorno in tempo reale. Ciao! Oh,
ragazzi, abbiamo appena finito di salire fino al terzo ponte, siamo tornati indietro, adesso siamo sulla strada asfaltata, ma guardate che spettacolo di panorama, non so se riuscite a vederlo con l'action camera, guardate le mie spalle. Adesso stiamo ritornando al ponte, il ponte tibetano, dove faremo una siesta e mangiamo, tanto siamo circa le ore 13, quindi riusciamo perfettamente a essere nei tempi. E guardate che spettacolo, abbiamo anche assistito poco fa a una frana là dall'alto, è stata veramente una cosa che non avevo ancora visto e quindi mi ha un po' emozionato. Va bene, dai, noi proseguiamo, qua c'è, vedete, lo stand foto, adesso vi faccio vedere anche lo stand foto dove Lidia sta fotografando, sta facendo, guardate, vedete, bello stand foto. Va bene, dai, ci vediamo dopo, ragazzi. Si prosegue sempre, sempre avanti. Ciao. Allora, ragazzi, eccoci qua. Adesso stiamo scendendo il sentiero per ritornare. Abbiamo fatto la siesta, vabbè. Per tornare praticamente al ponte tibetano, facciamo un giro a cerchio. Se ne possono fare diversi, questo diciamo è quello un po' più breve perché era chiuso il terzo ponte del sentiero, appunto, dei ponti. Però oggi, come contenuto in questo video, volevo portare un po' l'abbigliamento, perché spesso ci si domanda come mi vesto per affrontare una giornata tipo oggi, tipo vado al ponte tibetano, la giornata è sì e no, c'è sole, fa caldo, però là magari fa freddo, cambia il tempo, e come mi vesto? Beh, innanzitutto, allora, il primo consiglio è, se è possibile, sempre comprare roba tecnica, che è la migliore. Chiaramente però non tutti possono permettersi di comprare roba tecnica perché ha un costo. E quindi io opterei anche per roba tecnica, però magari fatta dalla Decathlon, che di tutto rispetto. Quindi dicevo che consiglio sempre la roba tecnica, chiaramente, però non tutti possono comprare roba tecnica di un certo costo. Quindi consiglierei anche di optare verso altre marche che sono di tutto rispetto, comunque un prezzo più abbordabile. E quindi in una giornata tipo di oggi direi che l'abbigliamento è scarponcini sempre, o scarpe comunque da trekking, fondamentali in questi terreni. Consiglio il pantalone lungo, soprattutto da montagna, come ad esempio vi faccio vedere che Livio, vedete, adesso arriva, lui ascolta sempre i miei consigli, vedete, ha il calzone lungo. Comunque consiglio i calzoni lunghi perché rami, spine, animali, cambia il tempo, fa freddo, e quindi le zecche, ecco, giusto, Livio sottolinea le zecche, questo non è da sottovalutare, state molto attenti. E quindi consiglio sempre calzone lungo, magari leggero, però lungo. Maglietta chiaramente di quelle traspiranti, o comunque di quelle non in cotone, perché il cotone mantiene il sudore e vi tiene sempre bagnati addosso. Mentre queste magliette tecniche hanno, diciamo, l'opzione che asciugano subito e quindi non vi rimane il bagnato addosso. Questo è fondamentale. E portarvi sempre dietro un indumento di quelli per proteggervi un po', tipo non so, un antipioggia, un qualsiasi cosa, perché se arriva vento le temperature cambiano spesso, arriva pioggia e arriva un po' di freddo, e quindi è meglio avere sempre qualcosa di scorta, magari non lo utilizzate, però io direi che è sempre meglio così. Questo è un vestiario tipico, classico, normale, per poter affrontare una giornata come questa. Poi ce ne sono altri, chiaramente, ci si veste a strati, si guarda sempre chiaramente la temperatura che si va a incontrare o il tempo, e quindi da lì si decide un po' l'abbigliamento, però normalmente anche con lo zaino, vi ripeto, come ho già sottolineato più di una volta, porta caldo, quindi anche quello vi fa scaldare parecchio, quindi cioè magari anche in un ambiente un pochino freddo non serve poi indossare qualcosa che vi protegge, perché già con lo zaino camminando vi scaldate parecchio. Oggi come contenuto ho voluto portare questo, che diciamo che secondo me è una delle cose che ci si domanda più frequentemente, ed è importante l'abbigliamento, perché se sbagliate l'abbigliamento nella giornata poi ci sono problemi, ci si creano dei problemi, quindi però adesso vi faccio vedere una cosa, guardate che bello il lago qua sotto, il fiume, guardate un po', guardate che spettacolo, guardate che panorama, uno spettacolo. Va bene, dai, ragazzi, noi continuiamo. Andiamo per la nostra discesa, eh. Ciao, ci vediamo dopo. I feel so alive, I live my best life. Do just what I like.
get that price. I was down and now I rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at tu yo amo se. Don't you worry. Bene ragazzi, dai, siamo a rientro, sono le 3:30 più o meno del pomeriggio, quindi adesso ci accingiamo a rientrare, siamo ancora in salita, quindi piattone tanto. Il posto è stupendo, venite a vederlo perché la Valle di Tatano con il ponte sospeso, poi c'è la curva da girare, c'è tanto da fare, poi vedrete anche le riprese, o avrete già visto le riprese sul fiume. E niente, dai, ci vediamo alla prossima uscita e ciao ragazzi, ci vediamo presto, ciao. Okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your armor say. Don't you worry. Don't you worry.